siamo in una zona di Tokyo dove c'è nessuno. Per un momento avevamo pensato che volessero far brillare la zona, infatti non c'è nessuno. Siamo in mezzo alla strada e non c'è assolutamente un'anima. Siamo in mezzo a un ponte. Guardate che roba. Sentono le macchine in lontananza, ma un pullman. Solo una maschera. Infatti ci troviamo nell'isola che è quasi vicino a Tsukishima e poi è quasi vicino a nuova zona di Toyosu, e si vede che questo ponte qua lo stanno ristrutturando completamente. Però siamo una scena proprio tipo Akira o cose del genere. Spettacolo. Tanto sente la musica perché là, più in là c'è un parco, così all'altra parte del ponte. Ogni tanto capita anche questo, in una metropoli di 37 milioni di persone, di capitare in una zona dove non c'è nessuno. O meglio, non ci sono così tante macchine circolanti come dovrebbe essere in genere. Persone a piedi non ce n'è. Chiusa evidentemente, totalmente deserta. La domanda è: perché l'hanno chiusa? Stanno rifacendo solo un pezzo di strada? Hanno intenzione di farla scoppiare fra mezz'ora? Camminando abbiamo scoperto perché tutta questa zona di Harumi è chiusa. È chiusa perché nei prossimi anni, ora siamo nel 2015 e verso il 2020, ci saranno qui il villaggio olimpico e di conseguenza stanno ricostruendo tutta l'intera zona, stanno bloccando tutti i passaggi, visto che c'è continuamente i cantieri. Infatti abbiamo visto tutte le transenne. Beh, avete visto anche questo in Giappone, delle zone veramente deserte, chiuse al traffico e in cui non c'è veramente nessuno. Capiterà veramente poco. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale.